Dottora Salsi, è vero che il progetto LIFE è un progetto rivolto alle persone, come dicono gli inglesi? Faccio riferimento a un'espressione di un mio ex capo che ha avuto una bellissima intuizione chiamando il programma LIFE un People's Program. In inglese, in italiano sarebbe un programma per le persone. In effetti, insieme ad altri programmi dell'Unione Europea, forse il più conosciuto è sicuramente Erasmus, LIFE è un programma che riesce a scendere nel livello di supporto che fornisce a dei gruppi di persone e anche a singoli cittadini a volte, a un livello molto fine, nel senso che effettivamente LIFE sono dei soldi, però dietro LIFE ci sono centinaia, oramai migliaia di idee di piccoli gruppi di europei che hanno speso parte della loro esistenza, della loro attività professionale per sviluppare qualcosa di nuovo che possa effettivamente contribuire a migliorare l'ambiente in cui viviamo. LIFE riesce ad arrivare con l'ammontare di soldi giusti, le tempistiche giuste, nel modo giusto e anche nelle meccaniche giuste a supportare queste idee di questi cittadini ed è per quello che l'abbiamo un po' soprannominato un People's Program. Un po' come Erasmus riesce ad arrivare nel nucleo familiare di ognuno di noi, chi non ha un amico, un parente, un cugino che non abbia un legame con qualcuno che ha fatto un Erasmus, come si suol dire, quindi un ragazzo generalmente giovane che ha passato una parte della sua carriera come studente in un paese dell'Unione Europea. Ecco, Erasmus è un programma che sta cercando di costruire gli europei del futuro, i cittadini d'Europa. LIFE sta cercando di aiutare gli europei attuali e quelli del futuro a vivere in un ambiente migliore. E come valuta il progetto HeroTile? Allora, il progetto HeroTile, che parte da un concetto tutto sommato piuttosto banale, ma ancora inesplorato da quanto capito, è un progetto secondo me che è stato realizzato molto bene. È un progetto che ha tutti i numeri per poter diventare un successo, sia in termini tecnici e ambientali, per i quali noi abbiamo finanziato il progetto, ma io spero per l'azienda che sta dietro a questo progetto, che diventi anche un progetto di successo in termini economici, in termini di business. Perché grazie a questo tipo di successo il prodotto vorrà dire che viene venduto, viene utilizzato, queste nuove tegole vengono installate sui nostri tetti del futuro e quindi ci porteranno ad avere la prestazione ambientale per cui LIFE è intervenuto in questo specifico progetto. I suggerimenti che ho dato sono quelli di utilizzare LIFE per le forme di supporto che attualmente il programma fornisce, al di là dei soldi del programma, forniamo tutta una serie di servizi che non necessariamente sono di tipo finanziario, ma sono di tipo advisory e di supporto per arrivare effettivamente a questo successo in termini commerciali. E l'altra cosa, quella di far tesoro dei numerosi progetti che ci sono anche qui in fiera Clima House, che si sviluppano intorno alla tematica del rinnovamento del patrimonio edilizio, dove effettivamente la HeroTile, questa tegola o queste tegole concettualmente diverse e a più basso impatto ambientale, potrebbero giocare un ruolo fondamentale e quindi di fatto creare nuove opportunità anche commerciali.